Le nuove tecnologie digitali, l'automazione dei processi e la nascita di nuove professioni con nuove competenze altamente ricercate rende necessari percorsi di formazione strutturati. La soluzione, secondo il Fondo Paritetico Interprofessionale Fonarcom, è una formazione professionale in aggiornamento continuo, come emerso dal forum Tutto Lavoro organizzato con Walter Kruger. In questa evoluzione che ruolo possono svolgere i fondi interprofessionali? I fondi professionali sono cresciuti molto e possono svolgere un ruolo. Devono essere più efficienti, cioè non tutti lo sono, probabilmente anche dovranno riorganizzarsi, hanno anche bisogno di regole più certe dal punto di vista finanziario e queste cose si stanno anche discutendo, però io credo che comunque sono uno strumento fondamentale, ma hanno sempre più responsabilità. Che ruolo giocano i fondi nella partita della formazione e quanto è importante la formazione per affrontare appunto i cambiamenti del mondo del lavoro? La formazione è sicuramente centrale nella fase che stiamo vivendo, una fase caratterizzata da grandi cambiamenti, soprattutto assisteremo da qui a breve tempo alla necessità di individuare nuovi profili professionali, di avere lavoratori con nuove competenze e soprattutto di avere lavoratori pronti a rispondere proprio a quel cambiamento determinato dall'innovazione tecnologica e per questo motivo oggi la formazione è fondamentale nella gestione di questo processo e di questo cambiamento. Una formazione che ovviamente deve essere una formazione che deve essere principalmente in azienda, deve essere vicino al lavoratore, una formazione che deve essere continua e costante nel tempo, una formazione che come spesso diciamo noi deve partire dalla scuola, dall'università che devono essere sempre più vicine al mondo del lavoro per poi accompagnare il lavoratore in tutta la sua carriera. Lavorativa. Il governo punta molto sul reddito di cittadinanza, in che modo si può rafforzare questo strumento soprattutto dal punto di vista delle politiche attive per il lavoro e che ruolo possono svolgere i fondi interprofessionali in questo campo? Il reddito di cittadinanza è un'azione condivisibile perché è giusto aiutare chi ha bisogno. Attualmente così come è concepito è uno strumento di politica passiva, basterebbe qualche piccolo correttivo per trasformarlo in strumento di politica attiva, quindi coinvolgere gli aventi diritto all'interno di un'azienda per un periodo breve dai 6 ai 12 mesi in modo tale che possano vivere un'esperienza di politica attiva, un'esperienza formativa e perché no magari alla fine di questo percorso possano restare in azienda ed essere assunti. L'azienda potrebbe dare un piccolo contributo e questo contributo potrebbe andare a raddoppiare il budget che il governo sta mettendo a disposizione. I fondi interprofessionali, se ci fossero risorse aggiuntive per aiutare la formazione all'interno dell'azienda dei percettori del reddito di cittadinanza, potrebbero istituire dei voucher e darli all'azienda. Certo, dovrebbe essere un ruolo in più affidato ai fondi interprofessionali.